Non chiamatelo medio gamma. Chi? Sto parlando di lui, un altro membro della famiglia Poco. Parliamo di X6 Pro. Nella sua variante 12512 ha ovviamente anche, come ci tiene a ricordare, 5G. Con un look molto simile a un altro, secondo me, Best Buy, che torna sempre su questi video, il Realme GT, perché per la colorazione simile, per la pelle vegana, non è proprio lo stesso giallo, ma è molto molto simile, e ovviamente per l'ottimo rapporto tra qualità e prestazioni. Adesso lo vediamo meglio, ma prima la sigla. Eccoci arrivati a vedere meglio il nostro Poco X6 Pro, rebrand del cinese Redmi K70E, quindi membro della famiglia K70, che è formata da K70E, K70 e K70 Pro. Il K70E è questo Poco X6 Pro. Il K70 liscio è il Poco F6 Pro, mentre invece il K70 Pro è potentissimo anche nella versione Lamborghini Edition con Snapdragon 8 Gen 3. Non ce l'hanno importato perché da noi questi telefoni, insomma, con ottimi rapporti prestazioni qualità-prezzo ce li danno centellinati, ma vediamo quello che c'è, vediamo quello che c'è e insomma è interessante. Innanzitutto molto bello da tenere in mano, si risolve anche quello che è un problema legato ai materiali. Perché? Perché spesso gli smartphone non proprio costosissimi, quando devono risparmiare, risparmiano sulla plastica, quindi non c'è il vetro, ma c'è la plastica. Se però invece della plastica ci metti una plastica diversa, che ti chiameranno pelle vegana, sentite quanto è liscio, quanto è bello da tenere in mano, quanto migliora il grip. Vi ripeto, non hanno inventato nulla, è proprio la stessa situazione del Realme GT 5G. E anche i colori sono sorprendentemente belli e simili. E poi ci hanno messo anche, guardate, questa isola con le tre camere, una 64 megapixel con iOS, con stabilizzatore ottico, una 8 megapixel grandangolare, una inutile macro da 2 megapixel e il flash in questa isola di plastica con effetto marmorizzato, spero che si veda. Insomma, alla fine il problema materiali non proprio di pregio lo risolvono così. Guardiamo di lato, questa è plastica, però guardate il dettaglio di questa combo dalla plastica nera, qua c'è il volume rocker e qua sotto c'è il tasto per l'accensione che è giallo. Guardate quanto è bello. Sotto troviamo lo speaker, il vano per le due SIM, non supporta i SIM, è una rinuncia. E qua c'è la USB-C, non supporta uscita video, quindi anche qui Miracast per lo streaming video. Sul lato sinistro non c'è una beata minchia. Sul lato anteriore abbiamo un po' di microfoni e l'altro, la capsula auricolare con l'altro altoparlante, sensore di prossimità che è virtuale, anche se Xiaomi lo ha migliorato tanto. Questo schermo è un bellissimo AMOLED, guardate com'è veloce il sensore di sblocco, proviamo a cambiare dito. Sensore di sblocco velocissimo e perfetto. L'interfaccia è la iper OS, se ricordo bene, la versione aggiornata di
della MIUI con Android 14. Andiamo a vedere. Tra l'altro, vi devo dire che uno dei difetti di questi telefoni, ecco, Xiaomi HyperOS. Uno di questi, dei difetti di questi telefonini dovrebbe essere quello di avere meno aggiornamenti, meno patch di sicurezza, però vi devo dire che in questo caso ha appena ricevuto un aggiornamento da circa 500 mega con patch di sicurezza a maggio 2024. Xiaomi e poco garantiscono di 4 anni di aggiornamenti di patch e di 3 major update che non saranno i 7 anni di Samsung o di Apple, ma tutto sommato. Poi magari nel finale delle conclusioni facciamo anche una riflessione sulla differenza con i brand più blasonati, cosa si ottiene e cosa si rinuncia. Comunque questo è il telefono in confezione veramente c'è di tutto. C'è una bella cover, anche se vi dico la verità, è una cover in policarbonato, scura e piacevole da tenere in mano, ma è così bella la sensazione, così grip fantastico cioè della pelle vegana, di questa plastica con effetto pelle, che io non lo so, è meglio così, meglio senza cover. E poi ancora dentro la confezione troviamo anche, a parte le istruzioni, dovrebbe esserci il cavetto per la ricarica a 67 watt, quindi è comunque una ricarica veloce. E poi, questo sempre se non scasso tutto per fare un unboxing. E poi il cavo USB-A, USB-C. Ecco, finalmente ve li posso fare vedere. Questo è il cavetto e questo è il suo caricatore, in modo che se avete fretta non saranno i 90 watt del F6, non saranno i 120 watt di F6 Pro o del K70, se volete preferire la nomenclatura cinese, però quantomeno vi permette di ricaricare tutto il telefono da zero in 45 minuti. Sentite, sarà che comunque il giallo e il nero sono i colori di poco, ma trovo questa scelta stilistica veramente meravigliosa. Voi vi ricordate i medio gamma di una volta? Fermo restando che adesso il principale rivale di questo telefono, qua lo nominiamo spesso, ma è comunque un telefono che fa Samsung. Sulla stessa fascia di prezzo possiamo trovare o la 55, che forse costa anche di più, dopo alla fine vi dirò anche quanto costa e perché vi parlo di questo telefono, oppure possiamo trovare la 54 dell'anno scorso, che di base vi possono garantire senza dubbio una fotocamera forse migliore, ma che montano dei processori Exynos che sono degli scaldabagni. Questo telefono è un petardo ed è un petardo anche in ottica gaming. Quindi questo processore che è un MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Adesso se riesco a trovare dove ho messo, ecco qua, Dev Check, vi faccio vedere tutto. Hardware MediaTek Dimensity 8300 Ultra, un bell'octa-core a 4 nanometri prodotto da TSMC con una serie di risultati nei benchmark paurosi. Ci andremo rapidi, ma vi farò vedere. C'ha una GPU Mali G615 MC6. Tenete presente che questa scheda video supporta il ray tracing, cioè riusciremo a fare il famoso benchmark di 3DMark Solar Bay. E va fluido, va fluido. Lo schermo è un AMOLED da 6,67 pollici, risoluzione 1,5K, quindi 2712x1220 a
444 ppi, 120 Hz di refresh rate massimo. Non è un LPTO, ma c'ha un bel po' di frequenze. C'ha il Dolby Vision, c'ha l'HDR10, l'HDR10 Plus, medio gamma, capito? Che schermo. Che cosa rinuncia rispetto al nostro flagship killer che è qui per noi e che è l'F6 e che oggi prende un po' peggio, tra l'altro, di lui, o forse non ho caricato l'impronta del pollice sinistro, sono un cretino, perdonatemi. Che cosa rinuncia rispetto? Qua non si vede, ma lo schermo, sono due ottimi schermi. Però F6 arriva a una luminosità di picco di 2400 nits. Con questo dovrete accontentarvi di 1800 nits alla luce del sole. È un, come dire, per voi un problema? Dovete utilizzarlo sempre al sole? Se è così, potrebbe essere un problema, ma tutto sommato io direi che va benissimo. Ah, tra l'altro c'è anche il Wide Color Gamut, dopo vedremo anche un bel filmato 4K HDR. Io vi consiglio assolutamente, ricordate che il focus di questi miei video non è la telefonia in sé per sé, ma di andare a trovare un telefono che possa essere sì un ottimo telefono, sì una fotocamera almeno decente, ma soprattutto un buon dispositivo gaming che vi costi il meno possibile. Ok? Per cui esiste una versione 8256, io ve la sconsiglio e andrei di totalmente su questa 12 205, scusatemi, 12512. Tra l'altro c'ha un UFS 4.0. Sapete chi è che non ha l'UFS 4.0? Il Galaxy S24 liscio. Vogliamo andare a vedere un attimo? Allora, in Amazzonia, quanto costa il Galaxy S24? Eccolo. No, questo è il Pixel. Io ormai non la capisco, Amazon. Chiedo una cosa e me ne fa vedere un'altra. Galaxy S24, ok. C'ha un AMOLED, la batteria. Questo tra l'altro è un 8256 e costa 869 euro e ha le memorie UFS 3.1. Questo invece ha le UFS 4.0. Questo è solo per farvi capire che Poco e Xiaomi hanno puntato davvero tutto sulle prestazioni per questo telefono. Poi ci sono ovviamente dei trucchetti. Allora, innanzitutto mettiamo il nostro 4K HDR e vediamoci il nostro filmatino. Alziamo il volume. Questo è lo schermo Super AMOLED da 1,5K del nostro medio gamma. Ma vi ripeto, ma ve li ricordate i medi gamma di una volta? Cornici impressionanti, camere che facevano schifo, processori che erano delle caccavelle terribili.
Questo è un petardo assoluto. Questo è un mostro. Andiamo a vedere i benchmark. Dai. Allora, questo ne ho fatti 3-4. È il più basso e ha fatto 1.217.000. Ok, vediamo se trovo in galleria alcuni dei vari benchmark perdonatemi un secondo eccoci qua ad esempio in quest'altro fatto il 3 giugno l'ho provato qualche giorno e vedete un po' 1.257.000, ma ci interessa soprattutto per vedere anche un po' come sono, diciamo, sistemati, come si è realizzato questo punteggio, dove la CPU va molto bene con 260.000 punti e c'è uno strepitoso 480.000 di GPU. Sono valori che veramente mettono in crisi la concorrenza, che costa anche 3 volte tanto, cioè le prestazioni di questo processore e di questo telefono sono superiori a quelle dell'F e dell'S24 liscio di cui vi ho fatto vedere il costo prima. Dopo parliamo anche di quanto costa questo, ok? Andiamo a vedere gli altri benchmark come risultati. Lasciamo stare il Geekbench che ci interessa relativamente, ma io voglio farvi vedere come sono andati i miei risultati di 3D Mark. Nello specifico, guardate gli stress test e guardate la esigua differenza che c'è tra, in questo caso, guardate Solar Bay Stress Test. 3.404, 3.363 il peggiore. Quindi abbiamo in 20 cicli di utilizzo della GPU con il ray tracing attivato una stabilità del 98,8%. Questo vuol dire che è un processore e quindi sia come CPU che come GPU, quindi un sistema on chip efficientissimo, prodotto da TSMC a 4 nanometri, scaldicchiava prima del primo aggiornamento, quindi la prima volta che lo accenderete scaldicchierà un pochetto, già dal primo aggiornamento software vedrete che è stato ottimizzato a dovere e anzi già che ci siamo andiamo a fare un nostro Solar Bay e godiamocelo insieme. Così vedete anche come si comporta, vi ripeto, UFS 4.0 per lo storage, 512 giga di archiviazione. Ve li ricordate i medio gamma, sì? Perché dico che è un medio gamma? Perché nella nomenclatura di Poco è uscita la serie F6. Quindi abbiamo un base gamma che è l'M6, M6 Pro che rinuncia anche al 5G. Quanti frame sono? 18, 19 adesso al secondo con il ray tracing, guardate qua. Facciamocelo tutto. Ho provato anche la ricezione con il 5G di Iliad, vi devo dire che è molto molto buona. Cavolo, ho fatto 4.578. 4.578. È la Madonna, è anche migliorato dopo la. Mi sa che forse è migliorato anche dopo questo aggiornamento. Sono
Sono impressionanti, sono prestazioni impressionanti, quindi probabilmente anche AnTuTu è salito. Tenete presente che nella classifica cinese, il suo fratellino cinese K70E è al secondo posto nella classifica cinese dei flagship killer per prestazioni su AnTuTu. Ovviamente un qualunque gioco Android non sarà un problema. L'unico problema è che poco vi mette tutti questi bloatware che potrete comunque eliminare facendo così, guardate, lo cancellate e plaf, li potete disinstallare, però ammetto che è un po' una seccatura, potrebbero anche toglierci questa robaccia. Abbassiamo il volume, sennò diventa fortissimo. Vediamo come se la cava con Asphalt 9. Scusate se tengo il volume bassino, ma non vorrei incorrere in problemi di copyright. Non ha neanche una indecisione. È mostruoso. Non scalda, fa paura. Medio gamma. Quindi, linea serie F, abbiamo i due top per quest'anno di poco. Serie X è la medio gamma di poco. Il punto è che il medio gamma di poco supera i top di gamma di tante altre case in molti aspetti, soprattutto per qualità della componentistica hardware e prestazioni. Quindi, che cosa cercate in un telefono? State cercando 7 anni di aggiornamenti e assistenza al top, così mettiamo anche in mezzo un discorso che, di cui qualcuno di voi nei commenti ne abbiamo discusso. L'assistenza di Xiaomi è quella che è, non è malaccio, migliore di tante altre, ma ovviamente non sarà la stessa assistenza di chi compra un iPhone o si compra il Galaxy. Però, diciamo, quindi volete un'assistenza top per forza e volete 7 anni di aggiornamento? E allora magari comprate l'iPhone al prezzo che ha, o comprate il Galaxy S24 liscio con dentro un Exynos di merda, ok? E l'UFS 3.1. Se non vi frega niente, magari lo utilizzate anche come muletto, come telefono secondario, come gaming phone, come il cazzo che vi pare, allora magari questo può essere una bella, bella situazione. Ah, facciamo una foto alla nostra. Vediamo se. Ok. Questa è la telecamera principale, ormai il mio cocktail and dreams è diventato quasi l'attività principale, ragazzi. Io sono un barista, non ve l'ho mai detto, ma c'ho un mio bar personale e quindi cocktail and dreams, venitemi a trovare. E questi sono gli scatti con la camera principale. Anche in notturna non fa cattivi scatti. Volevo vedere se trovo in galleria. Ad esempio, questa è una bella foto fatta al tramonto da Portici sulla vista di Napoli. Guardate anche
I dettagli sono quelli di una buona fotocamera, ma per chi è smanettone e in genere chi compra questo telefono è uno smanettone, non vi nascondo che potete andare a installare, lo trovate in maniera semplicissima, la G-Cam, e la G-Cam vi svolta la vita, vi migliora tutto. Esatto. Ok. Vediamo anche come va la selfie cam. Ecco, ciao a tutti. Benissimo. E così potete risolvere tranquillamente quello che è un problema di ottimizzazione software e avrete anche la vostra camera quantomeno buona. Questo non è un camera phone, lo dico e lo ripeto, ma comunque dei buoni sensori. Credo che siano della Sony, se ricordo bene. Qualcuno fissato sulla fotocamera potrebbe dirvi che sono un po' vetusti e va bene se volete. Ah, altra cosa che non mi piace ovviamente è questo cazzo di software della HyperOS che hanno copiato questa cosa da iPhone, che praticamente se fate lo slide a destra vi fa vedere i toggle, se fate lo slide a sinistra vi fa vedere le notifiche, quindi non ve le fa vedere insieme. Continuo a chiedermi perché senza trovare una risposta. Ah, tra l'altro, perciò vi ripeto, gaming phone, ovviamente da associare al suo bel pad, ma adesso lo proviamo così velocemente. Ha la sua area gaming ottimizzata. Potete aumentare le prestazioni. In questo caso andiamo a farci una partitina con Virtua Fighter. PS2. Ah, cominciamo a parlare di prezzo. Quanto costa secondo voi questo telefono? Io non lo metto nel titolo, ma io vi posso dire che questa variante 12512 con anche la pelle vegana che mi migliora la qualità. Al momento era partito con un prezzo ben più alto, ma adesso si trova a 295 euro. Avete capito bene. Scusate per l'overlay, ma volevo farvelo vedere. Ovviamente collegando il pad si può tranquillamente togliere l'overlay e giocare usandolo come una console Android. Solo che avrete anche il suo bel modem. Ecco, scusate. Diciamo che questo è un po' un overview generale sul telefono che sinceramente vi consiglio caldamente, forse non solo vi consiglio caldamente, ma anche forse più di F6 liscio. L'F6 Pro non ve l'ho mai consigliato. E non ve lo consiglierò mai perché secondo me non è, pur essendo un ottimo telefono, ha dei difetti e non è ben centrato nelle prestazioni. Vi ricordate quando una volta i processori MediaTek erano considerati sfigatelli? E adesso invece
PPSSPP. Guardate questi colori, per la miseria. 295. Perché io vi sconsiglio la variante 8256 e vi dico di prendere questa? Perché d'altronde potreste pagarlo anche meno, eh. Questo non dico che vi costa quanto la Retroid Pocket in variante 8256, ma praticamente sì. Io però vi consiglio questa variante qua. Perché sono così fissato con questa variante qua? Perché ovviamente non avendo una espansione di memoria vi serve tanto spazio per le ROM se ci volete giocare. Io vado direttamente di Dolphin con F-Zero GX. Questo è uno dei giochi più pesanti in assoluto, quindi se riusciamo a farlo girare, mettiamo anche la pista più pesante in assoluto, sforziamolo proprio da morire. Se sarete interessati e mostrerete interesse, magari potremo fare anche un confronto con F6 liscio. Oppure con la Retroid Pocket 4, ma io che ve lo dico fa, questo è infinitamente superiore. Oh, sono un po' negato io, ma dopo un minimo di scatticchio iniziale il gioco sembra andare senza difetti. Ahi, qua potrei anche morire io, ma questo è il Dolphin. Problemi dei driver GPU MediaTek che non sono open source, quindi dovrete fare affidamento sui driver di Qualcomm, e quindi sui driver di Qualcomm con praticamente una situazione di emulatori dove Nintendo sta un po' a rompere i cosiddetti cabasisi. Questo è un po' un problema, non lo nascondo, però tenete presente, ovviamente, beh, anche il cloud gaming non è un problema. Asphalt l'abbiamo visto. Volevo farvi vedere anche una cosa che ovviamente stupisce. Vediamo Vita 3K. C'è un gioco semplice, tanto per gradire, ma che almeno esce veloce. Ma comunque, come vedete, che gran console. E questo era Vita 3K. Chiudiamo un po' tutto, perché ovviamente ci lasciamo
Ovviamente funziona anche Red Dream e il Dreamcast, anche il 3DS non è un problema, ma io volevo farvi vedere questo. Abbiamo sempre lo stesso gioco, il mio adorato Super Mario 3D World. Ragazzi, la pirateria è brutta, eh? Quindi usate soltanto le ROM di cui disponete l'originale, altrimenti poi diamo ragione a Nintendo che si incazza. Se però volete portarvi tutto appresso e avete oltre, quindi alla Switch, volete portarvi direttamente tutto nel vostro telefonino, allora sappiate che questo. Ah, vabbè, ho sbagliato. Ovviamente il problema non è dell'emulatore, ma è dei controlli. Perché non ho messo il pad. Però, come vedete, il gioco anche su un processore MediaTek funziona perfettamente. Usciamo da questo, proviamone un altro, ad esempio possiamo provare Prince of Persia. Per farvi capire che questa piccola bestiola medio gamma di Poco X6 Pro in questa variante 12512 entra a tutti gli effetti nel novero dei gaming phone. Ci ha fatto un test in ray tracing impressionante. Impressionante. Emula persino la Switch. Quando Nintendo. Allora, in questo caso, rispetto. Ok, questo è per saltare. Stavo morendo. Questi sono giochi che hanno bisogno comunque del controller, però voglio farvi vedere che già così è giocabile e fluido anche la Switch nei giochi che ovviamente sono emulati da Suyu. Purtroppo sono pochini perché Nintendo ne ha quasi del tutto arrestato lo sviluppo. Detto questo, quindi materiali tutto sommato carini, schermo top, prestazioni incredibili, fotocamera almeno accettabile. E questo è un gaming phone delle dimensioni, prestazioni hardware incredibili. Andiamo alle considerazioni finali, dai. Allora. Eccoci con il nostro Poco X6 Pro, guardate questa variante con la pelle vegana mi fa impazzire. E anche rispetto al fratello gemello quasi Poco F6, che però si giova di più avendo questa back cover in plasticaccia, questo è meglio con la back cover, questo è meglio senza. Poco comunque la back cover ve la dà, a differenza di altri. Allora. Riguardo l'assistenza ne abbiamo parlato. Al momento tra i due le differenze di prestazioni sono veramente poche, ma al momento risulta addirittura più conveniente l'X6 Pro. E questo chiamarlo medio gamma fa veramente strano. È veramente un flagship killer anche lui. E l'F6 d'altronde 295 € contro 355, due telefoni che hanno sì delle differenze, ma che nell'utilizzo pratico soltanto pochi potranno notarle.
E soprattutto in ambito gaming, al momento avere uno Snapdragon che non è ancora supportato dai driver GPU FreeRTX, Mesa Turnip o quello che è un vantaggio piccolo. È pur vero che presto usciranno dei driver dove porranno l'F6 su un livello superiore, mentre questo telefono dovrà comunque aspettare i driver GPU di MediaTek. C'è poco da fare, insomma, non esistono. Forse prima ho detto Qualcomm per errore, in realtà è fatto da TSMC con processo a 4 nanometri, la GPU è un ARM Mali e quindi i driver sono quelli che fornisce MediaTek e non sono open source. Questo è forse l'unico difetto, però questo telefono si trova al momento su eBay a 295 euro. 295. Diciamo, device da gaming è assolutamente ottimo. Come telefono è completo. Ah, tra l'altro, questo telefono viene anche supportato da Netflix. E vi fa vedere ad esempio Netflix in 4K, se lo volete fare con diciamo il cast sullo schermo, quindi supporta Netflix in alta definizione, non vedrete tutto squadrettato come avevano fatto, sai, i vari livelli Widevine. Ad esempio il Red Magic 9 Pro, essendo proprio un gaming phone e basta, aveva risparmiato non avendo i Widevine come certificazioni per vedere Netflix in HD. Questo invece ce li ha, quindi è un telefono assolutamente completo. Piccolo difetto è c'ha l'always on display, ma via software dura qualche secondo e poi si spegne. Non mi chiedete perché. Non mi chiedete perché. Però, come diciamo dispositivo Android e come dispositivo gaming è veramente versatile e completo. Come telefono anche completo, fa bene un po' tutto. Quindi, se state cercando un telefono e avete un budget di massimo 300 euro e vi interessa anche la componente hardware e gaming, allora dovete prendere questo qua, X6 Pro di corsa, di corsa. Non ci sono neanche lontanamente paragoni con qualcosa di simile, perché vi ripeto, se andate a prendere l'A55 di Samsung, avrà un'assistenza migliore, avrà una fotocamera forse un pochino meglio, ma a livello di prestazioni è un terzo. Se poi addirittura, vi ripeto, andate a vedere che questo costa quanto un terzo di S24 liscio, anche se è pur vero che abbiamo visto i prezzi di Amazonia, che ultimamente è un ladro di merda Amazon, cioè lasciate stare il brutto accadimento dello scambio di pacco e della truffa con diciamo, per la cronaca devo ancora ricevere il rimborso di quei soldi, comunque prima o poi me li ridaranno. Adesso, al di là di questo, diciamo che comunque ci sono telefoni che costano tre volte tanto che non hanno le prestazioni di questo telefono qui. È un telefono completo. Io vi devo dire, poi i gusti sono personali. A me, in questa colorazione gialla e nera, mi piace da impazzire. Questo schermo, come avete visto, è bellissimo. Io sinceramente, se dovessi consigliarvi un telefono proprio a occhi chiusi, io vi consiglierei questo. Questo. Per il video di oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e spero che i miei consigli possano continuare a esservi utili, nonché spero che spaccherete il tasto di mi piace e se non siete iscritti iscrivetevi. Ciao a tutti da Giso e alla prossima.